Siamo con Donatella Fenio, ha appena finito di presentare il suo libro dal titolo Il segreto di Gabriel Ross e con lei volevamo, siamo alla provincia di Salerno, nella Sala Torre, e con lei volevamo approfondire il tema, che è un tema importante, del libro che è presentato stasera, che è una denuncia, parla di femminicidio ma non solo. Esatto, allora questo libro è un thriller molto erotico perché in pratica io ho spiegato come sia facile cadere nella trappola di un narcisista. La nostra protagonista Gabrielle è una ragazza poco più che ventenne che purtroppo inizialmente non si rende conto di essere caduta vittima di questa persona e quindi rimane succube totalmente, soprattutto sessualmente, di questo uomo, Lucas. Dopodiché che cosa accade? Che grazie anche a un sostegno familiare lei riesce a capire che questa relazione sta diventando molto tossica ed anche se lui cerca comunque di manipolarla e di tenerla tenuta verso di lui, lei trova il coraggio di ribellarsi e anche se non sarà facile, se comunque avrà comunque delle difficoltà molto evidenti, riuscirà poi, grazie anche al supporto familiare, a liberarsi inizialmente di questa persona. Tuttavia c'è da dire una cosa molto importante: molte donne non riescono a liberarsi di queste persone, anzi diventano i loro compagni di vita perché non hanno realmente un sostegno familiare e quindi si attaccano ai propri aguzzini. Come è nata in te la volontà e l'esigenza di raccontare una storia non facile e raccontarla poi anche in un modo particolare, cioè addentrandoti, lo dicevi tu prima durante la presentazione, in particolari che fanno sì che il tuo romanzo possa essere anche definito un thriller erotico. Questa attenzione per questo tema, come è nato in te? Allora, proprio nella prima scena del libro si vede questa ragazza che sta tornando a casa e quest'uomo che dice vieni qui perché ti stanno seguendo. Lei entra in questo sottoscala e poi iniziano a fare sesso. Questa cosa è stata fatta apposta perché all'inizio lei sembra solamente una ragazza facile, una ragazza che si è fidata e che si è anche divertita. In realtà poi leggendo il libro si vedrà proprio tutta la manipolazione che quest'uomo ha fatto verso di lei, perché quest'uomo già conosceva la ragazza, era la ragazza che non conosceva lui. Quindi com'è facile essere seguiti e soprattutto che delle nostre informazioni comunque sensibili riescono subito ad essere gestite da altre persone senza che noi lo sappiamo. Questa è una cosa, soprattutto con i social, questa cosa è ormai all'ordine del giorno. E quindi il rischio è per tutte le ragazze. Assolutamente. Senti, tu hai detto che ci sono, questo è un primo libro che fa parte di una trilogia. Sì. Ciascun libro è separato dall'altro, anche se c'è la medesima protagonista, Gabriel. Vuoi dirci qualcosa anche sul secondo? E so che c'è anche il terzo, ma tu stasera hai portato, oltre al primo, ti sei fermata per questa sera al secondo. Al secondo, sì. Allora sì, diciamo che nel primo capitolo noi parliamo di Lucas e di Gabriella, di come è nata la loro storia e di come lei si è resa conto che, insomma, che era importante per lei questa sua storia d'amore e poi ha capito che, diciamo, era diventata una cosa tossica. Poi nel secondo c'è una Gabrielle più matura che, pur avendo avuto un trauma molto forte dovuto da questa storia, riesce a farsi una famiglia, però è sempre collegato al primo in realtà, perché quest'ombra di Lucas rimane sempre molto, molto presente. C'è un'evoluzione, c'è quindi un'evoluzione del personaggio rispetto alle precedenti esperienze. Anche perché, scusatemi, Gabrielle, ecco, è stata succube di Lucas perché aveva 20 anni, 19 anni, certo, aveva già una, diciamo, violenza alle spalle, perché se la nostra Gabrielle fosse stata la donna che c'è nel secondo romanzo, La clinica del male, non sarebbe mai incappata nelle mani di Lucas. Mi ha incuriosito un'altra cosa. Tu hai come sogno nel cassetto, il primo è stato quello di scrivere, il secondo è quello di sceneggiare, quindi di mettere su video queste storie che sono così articolate. Hai detto che hai raccontato che tuo padre è un operatore al Cinema Apollo, sì, a Salerno. Esatto.
E quindi questa cosa mi ha molto affascinato, mi ha fatto un po' ripensare a Tornatore, a film... la storia un po', quindi è come se tu avessi vissuto quegli anni, perché hai detto precedentemente io ero sempre con mio padre, sempre del cinema, sempre quindi del cinema. La mia adolescenza, la mia infanzia l'ho vissuta lì. Sempre. Dici qualche ultima cosa proprio su questo tuo desiderio di mettere su video queste storie. Beh, uno è per ricordare anche mio padre che purtroppo non c'è più, quindi ecco, far diventare un film, un libro che io ho scritto, essendo cresciuto in un cinema, questo sarebbe veramente l'apice della mia felicità. Quindi, però in primis c'è una cosa che io sto cercando, un editore fisico che creda in me e che mi voglia pubblicare. Certo, non è facile, ecco. Però tu, ho visto, l'hai detto precedentemente, sei molto energica e soprattutto molto fiduciosa e propositiva. Sempre. Questo è molto importante. Senti, allora, Donatella, grazie. Grazie a voi. Spero di seguirti, di poterti intervistare anche per il terzo libro e va soprattutto bene. Per questa trasposizione cinematografica. Va grazie bene. A te. Ti ringrazio, grazie tante.